Salta come una cavalletta, morbi come una vipera, diceva un certo Mohamed Ali, più o meno, 30 anni fa. E il San Cesareo di Ferrazzola, oggi, in quel di fuori, è stato tutto questo. Batte infatti in trasferta il Terracina con il risultato di 2-1 e avanza nei playoff di Serie D con il sogno Lega Pro, ancora intatto. Nulla da fare invece per i tigrotti di Agovino, che devono abbandonare ogni velleità e chiudere così la stagione. È purificato di fondi, ma in scena Terracina San Cesareo. Playoff del girone G, Serie D. Per il Terracina in campo Teoli, Bernisi, Madeddu, Costantino, Marchetta, Sbardella, Oggiano, Falco, Genchi, Vitale e Nuvoli. Terrazzoli risponde con Matera, Olivieri, Bernardi, Gissi, D'Ambrosio, Galluzzo, Fiore, Ramacci, Foderaro, De Paolis e Sicari. L'inizio di gara è bello e pimpante, con il San Cesareo pronto subito al terzo minuto di gioco con questa conclusione di via d'angolo. Sul corner successivo sarà proprio Sicari di testa dopo questo scambio 1-2, tutto solo a colpire, ma la palla esce alta. Il Terracina risponde poco dopo, ancora con una buona triangolazione sulla parte sinistra del campo. Al cross sarà Oggiano con un splendida sforbiciata a tentare la conclusione, ma Matera si oppone e manda la palla in calcio d'angolo. Al decimo minuto è ancora Oggiano, il più vispo dei suoi nel primo tempo, con questo dribbling e questa conclusione a giro, ma ancora Matera risponde. E il numero 7, il migliore in campo, quantomeno nei primi 45 minuti di gioco. Prova la conclusione dal limite, ancora Matera che si oppone, e un altro corner per il Terracina. Ma via via il match perde di entusiasmo, con questa conclusione di Foderaro, da segnalare al minuto numero 29, con il pallone che termina alto. E al 38esimo, l'ultima gioia del primo tempo, con De Paolis, tutto solo, chiamato all'1-2, ma la difesa di casa fa buona guardia e devia in calcio d'angolo. Così sarà la ripresa, a fare veramente da spettacolo, al purificato di fondo. Parte il Terracina, con Fava subentrato da poco a Falco, di testa a mettere fuori da pochi passi. Successivamente inizia lo show di Sicari, che tutto solo, dopo l'uscita da parte dell'esterno destro di Agovino, a tentare la conclusione. Risponde il numero 1 del Terracina e mette in angolo. Così, al settimo minuto di gioco, da una palla persa nella tre quarti di difesa del Terracina, arriva il gol di Sicari, che con questa staffilata di destra batte il numero 1 dei Tigrotti e porta in vantaggio il San Cesareo. Il Terracina risponde da par suo e nei prossimi 15 minuti di gioco mette da sedi la porta difesa da Matera. Al 13esimo, sul cross dalla destra, è ancora Fava, è il più pericoloso dei suoi. L'ex udinese si gira alla grande in area di rigore, ma spedisce il pallone in fallo laterale con una deviazione della difesa del San Cesareo. Sulla battuta con le mani successiva, ed è il 13esimo, sarà ancora Fava con questo cross del numero 3 della formazione di Agovino a tentare la conclusione in mezzo rovesciato. Palla fuori. 3 minuti più tardi ed è Vitale, sub ottima indicazione, sale in avanti, prova la botta di sinistra, ma il pallone termina. Così dai e dai per il Terracina, la pressione porta i suoi buoni frutti, perché al 22esimo minuto di gioco Olivieri prende il pallone con le mani per il direttore di gara e calcio di rigore ineccepibile e cartellino giallo per il numero 2 di Ferrazzoli. Dagli 11 metri si presenta così Genchi, che senza alcun problema e con il sinistro batte Matera per l'1-1, che qualificherebbe ancora il Terracina. Terracina che ha un'altra occasione al 30esimo, ancora con Fava, che lambisce il palo con questa conclusione al volo di destra. Ma il San Cesareo punge bene ancora sulle fasce, lasciate sguarnite da Agovino. E il numero 20 della formazione di Ferrazzoli, al minuto numero 31, fa una cosa da grandissima. Mette palla al centro, sul quale Sicari, senza problemi, respinge in area di destra, mettendo in rete il 2-1 vincente per il San Cesareo. E ancora il numero 11 a tentare successivamente la battuta al 38esimo, ma tu per tu con il numero 1 del Terracina sceglie il pallonetto, mancando la trick. Per il Terracina l'ultima emozione arriva al 43esimo, ma la pressione non è troppo, non è così convinta. E ancora Sicari sul finale a tentare ancora la tripletta, ma ancora il numero 1 del Terracina gli dice di no,
Così, dopo 5 lunghi minuti di recupero, anche per il direttore di gara, può finire qui. E dalla battuta di questo calcio d'angolo arriva così il triplice fischio finale. Il San Cesario va avanti per il Terracina, finisce qui